Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi ho un nuovo prodotto con me, a sorpresa mandatomi dall'Audev, e quindi non potevo non fare un video dedicato a questo set di luci. Sì, sto parlando di set di luci, lampadine a LED, un kit a LED a casette, 6000 Kelvin, e 12 mesi di garanzia, acquistabili su Amazon o dal loro sito internet. Qui dice che è composto da un chipset LED a 360 gradi, quindi una sfera di LED, una cosa del genere. Ora lo vediamo subito, e dovrebbe sviluppare 10.000 lumen. E niente, vediamo un po' di cosa si tratta. Poi magari installo pure in macchina al volo. Facciamo così. Ok, ci troviamo qui il libretto di istruzioni. Troviamo anche la lingua italiano con varie spiegazioni che non ci interessano. Questa è la lampadina, si presenta veramente fatta bene, ragazzi, cioè questa è fatta veramente bene. È in alluminio. Assurdo, la scocca è completamente in alluminio. Qui sopra vediamo il LED, quello a 360 gradi, mai visto una cosa del genere. Qui dentro abbiamo la ventolina per dissipare il calore. Questa dovrebbe essere sia la centralina che la resistenza. Anche questa sembra fatta in alluminio. E questo è il connettore, con la dicitura, non so se si vede, più e meno. Quindi niente ragazzi, sembra veramente ben fatti, voglio montarli subito così li testiamo. Allora ragazzi, ovviamente vi dovete togliere la vostra lampadina alogena. Io intanto rimuovo quella mia a LED. Ok. Allora, per la cronaca, questo è il connettore, spero si veda bene, no? Ok. Messo con i fili verso il basso, noi dobbiamo mettere la parte con il meno verso il basso, quindi la parte con il più e il meno verso il basso, in questa maniera. Dopodiché buttiamo giù tutto. Ah, ragazzi, andrà messo in questa maniera con il pirulino, non so come chiamarlo, questo qui, verso l'alto. Ok, spero si veda. Ho inserito e incastrato bene la lampadina. Purtroppo farvelo vedere è molto scomodo, ragazzi, mi dispiace, però non è neanche troppo difficile, ecco. Quindi una volta fatto questo, richiudiamo i tappi e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ovviamente i tappi sono forati sulla parte dove si trova la ventola, così l'aria è molto più fluida. Ok ragazzi, abbiamo visto come montare innanzitutto una lampadina LED sul faro dell'alfanumero nella parte dell'abbagliante, e avete visto anche il risultato finale, è sicuramente decisamente migliore rispetto alle lampadine alogene. Il kit si presenta molto bene, il prodotto mi sembra fatto anche discretamente per la sua componentistica. Ovviamente i LED non sono fantastici. Però insomma il risultato l'avete visto, per essere messo su un faro abbagliante, sulla parte abbagliante del faro, va più che bene, è soddisfacente. Ovviamente non è una lampadina ottima, perché sennò uno andrebbe a spendere comunque 100 euro, però insomma come rapporto qualità-prezzo io direi che ci siamo. Quindi vi lascio il link della lampadina in descrizione.
per questo video. Io vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube e alla mia pagina Instagram, MitchTuning. Ciao a tutti ragazzi!